Ciao, io sono Annalisa, Luna sta dormendo e questo è il canale di Little Vegan Witch. Ho questo turbante in testa perché mi sono appena fatta lo shampoo, sono le 8 del mattino, è domenica e oggi ho deciso di girare che cosa mangio in un giorno perché è una giornata un po' più carina del solito. L'ultimo l'ho fatto per il mio compleanno, siamo stati in un agriturismo vegano che dove potevamo anche alloggiare nelle Marche. Se vi va di vedere l'ultimo cosa mangio in un giorno con Vita Quotidiana vi lascio la scheda qua sopra. Oggi saremo nei dintorni di Bologna, andiamo a visitare un B&B agriturismo vegano che ha anche una fattoria didattica, nel senso che loro dal 2020 sono completamente vegani, quindi non c'è più produzione neanche di latte e di uova e quindi è come se avessero una specie di rifugio e la loro attività sta appunto nel B&B e nell'agriturismo completamente vegan. La mattina andremo a fare una passeggiata nei dintorni visto che è una zona di campagna collinare e ci sono appunto alcuni percorsi che si possono fare e poi per pranzo ci fermeremo lì. Iniziamo subito con la colazione, questo è quello che sto mangiando ultimamente. Faccio una ciotolina con dello yogurt bianco, poi ci metto della granola, quella che uso è questa di DM e tipo dentro ci sono fiocchi d'avena, fiocchi di frumento, sciroppo di riso, cocco in scaglie, zucchero di canna integrale, riso soffiato, sale marino biologico. Poi come yogurt utilizzo questo della Soyasan, yogurt bianco senza zucchero, lo mangio da anni, e poi metto un cucchiaino di questa crema spalmabile alla gianduia della DM. Poi ho messo anche un cucchiaino di semi di lino tritati e praticamente cosa faccio? Io mangio con questo malloppo, prendo un po' alla volta, prendo un po' di yogurt, un po' di granola e do anche una leccatina a un po' di cioccolata e la faccio durare per tutta la durata insomma dello yogurt. Finita la colazione direi che vado ad asciugarmi i capelli, farmi una sorta di piega e prepararmi un attimo e poi usciamo, andiamo a prendere mia sorella e la mia amica Giulia e poi ci dirigiamo verso l'agriturismo. Nel mentre che mi preparo, Luna se la dormicchia ancora sul divano. Passiamo alla routine giornaliera con denti, skincare, il make up mentre chiacchierò con Giovanni che fa la doccia, phon e piastra. Pronta! Ci dirigiamo in direzione dell'agriturismo Dulcamara che si trova nelle colline intorno ad Ozzano dell'Emilia a circa 30 minuti da Bologna. Eccoci arrivati, mentre Luna fa la cacca sullo sfondo controlliamo i percorsi da poter fare in mezzo alla natura. Vorremmo raggiungere i calanchi di Sant'Andrea ma ci dobbiamo accontentare della vista panoramica perché i sentieri sono ancora troppo fangosi e non vogliamo girare un sequel di Indiana Jones. Qui praticamente c'è tutto l'orto, non so questi alberi di cosa sono, giù in fondo c'è tutto l'altro l'orto con i cavoli di Bruxelles. Qui c'è un mega cespuglio di rosmarino e non so se riuscite a vedere ma ci sono tutte le apine che stanno impollinando. C'è questo viale alberato con dei mandorli che in primavera deve essere uno spettacolo. Andiamo a trovare gli animali. Qui c'è tutta la parte dedicata alle galline con il loro pollaio che condividono lo spazio con le capre. Ci sono le stalle chiuse e dei recinti all'aperto. Da Dulcamara ci sono anche dei cavalli che sono di proprietà e stanno qui in pensione. Qui siamo dentro la stalla dove c'è il vitello Dino, il pony e gli asinelli Jenny, Ramona e Platero, le dolcissime pecorelle e queste Burby che sta per Burbera, una dolcissima cavalla di 33 anni che ha avuto un ictus. Prima di pranzo ci beviamo una birretta sotto il portico dell'agriturismo godendoci il sole invernale e parlando delle nostre crisi esistenziali. Questo è l'interno dell'agriturismo, è rustico e molto accogliente. Ci sono anche queste illustrazioni tipo tarocco molto belle. Come antipasto abbiamo mangiato un poldino farcito con farinata di cipolle, lattughino e una maio vegan molto buona. Poi un bis di primi con lasagna vegan e trofie in regali al pesto di cavolo, mandorle e pomodori secchi. Per secondo boccoccini di seitan in umido con funghi champignon, patate e olive. E come dessert una mini cake al cacao con glassa di cioccolato fondente ripiena di composte di albicocche. E per concludere un caffè d'orzo. Siamo tornati a casa, ora stiamo facendo una piccola merenda ma con un estratto, Gio mi ha preparato un estratto di mandarini e mela. La giornata da Dulcamara è stata molto 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 carina, io non conoscevo questo agriturismo, forse perché fino al 2020 era vegetariano e forse non l'avevo preso in considerazione. Tutti gli animali che hanno, le galline, come le capre eccetera eccetera, non vengono autorizzati per produrre nulla, quindi è come se fosse un rifugio e mi è piaciuto molto, gli altri animali li ho trovati tenuti bene, il posto molto bello con tutto l'orto, la cucina buona, secondo me ci vuole una spinta in più ma le basi sono veramente molto molto buone, abbiamo mangiato bene, molto accoglienti, ho visto che si può anche dormire perché funziona anche come B&B ed è aperto soltanto 2 giorni a settimana, sabato e domenica, però
quindi si può andare a visitare il luogo quando si vuole. Noi abbiamo trovato alcuni animali, stavano nelle stalle, altri stavano fuori, ma ci hanno detto che è così il fine settimana, forse appunto perché vengono le persone soprattutto a visitare nel fine settimana e durante la settimana invece rimangono al pascolo di giorno. Purtroppo non sono riuscita a vedere, ci sono due maialini da Dulcamara, ma non sono riuscita a vederli perché quando sono andata io stavano dormendo nella loro casetta e quindi non ho potuto vederli. Mi è dispiaciuto, però insomma ci ritornerò. Ora mi rilasso un po' prima di cena. Jonel mentre mi sta preparando uno dei miei comfort food preferiti, l'hummus di ceci, mentre Bubi invece si è posizionata qua vicino a me, vicino ai miei piedi, e io non posso allungare le gambe. Lei deve stare sempre più comoda di me, naturalmente. È arrivata l'ora di cena, io non ho contribuito molto perché la maggior parte delle cose le ha fatte Giovanni. Ha preparato il suo hummus che spacca, come vi dicevo prima. Lui è bravissimo a fare l'hummus. Poi ha fatto delle scarole saltate con le cipolle e un filo d'olio, salsa di soia e olivetta giasche. Io invece ho fatto questi wurstel, che sono di un'azienda qua vicino di Bologna, sono dei wurstel artigianali, non li ho ancora assaggiati e li ho fatti come facevo i wurstel classici una volta, facendo stufare la cipolla con l'aceto, una puntina di zucchero e olio extravergine di oliva, e viene quel sapore così un pochino agrodolce, molto molto buono. Siamo arrivati alla fine di questa giornata in un cosa mangio in un giorno. Spero che questo video vi sia piaciuto. Per farmelo sapere lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così da non perdere nessun contenuto. Qui sotto in descrizione trovate tutti i dettagli, vi lascio anche il link per il sito di Dulcamara, di questo agriturismo dove siamo stati oggi, e vi lascio anche tutti i miei contatti di Instagram, TikTok e Facebook, così se volete potete seguirmi anche lì. Ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Ciao!